Buongiorno a tutti, sarò brevissimo perché abbiamo già parlato a lungo 2 giorni fa, quindi ci siamo un po' scambiati le idee pochissimi giorni fa. Oggi lasciamo lo spazio un po' all'attore principale che è il nostro mister, e per cui vi ringrazio per tutto quello che avete scritto anche durante l'ultima conferenza stampa che ho letto. Se siamo uniti, se remiamo tutti nella stessa direzione, facendo solo critiche costruttive verso le quali noi siamo apertissimi, non aperti, apertissimi di più, credo che il Catanzaro quest'anno farà un campionato, ci divertiremo nel senso che avremo modo noi di fare una maggiore esperienza, ma nel contempo anche un buon campionato. Passo subito la parola al direttore generale, poi al direttore sportivo e poi a Calabro, che lasciamo un po' la scena finale. Grazie. Buongiorno a tutti. Penso che sia una giornata importante perché si sono fatti tanti nomi, ho letto tante cose. Oggi siamo alla presentazione di Mister Calabro, quale io conosco benissimo perché abbiamo lavorato 1 anno e mezzo intensamente in quella di Viterbo, quindi una scelta che è stata condivisa assolutamente con tutta la proprietà e con il direttore, perché al primo appuntamento mio per la mia nomina già c'era il nome di Antonio Calabro. Io non ho fatto altro che confermare delle buone cose che mi erano state riportate sia dal presidente che dal direttore, quindi è stato uno dei primi nomi sui quali si pensava, oltre chiaramente ad altri nomi che avete fatto voi, che poi 2 giorni fa è sfociato in questo diciamo sodalizio, che porterà sicuramente qualcosa di buono, perché le parole fatte l'altro ieri nella conferenza stampa di presentazione mia e del direttore Cerri, siamo stati abbastanza chiari sul discorso dell'allenatore. Chiunque venisse, se era Antonio Calabro, se era Raffaele, come si diceva, se era altri nomi che avete fatto, sicuramente era un allenatore che poteva dare qualcosa di importante sotto il piano dell'intensità, della cattiveria, ma soprattutto di dare qualcosa di nuovo a questa piazza, perché questa piazza ha bisogno probabilmente di entusiasmo per il quale chiaramente quest'anno è finita in una maniera che ne abbiamo già parlato ieri, nessuno è stato contento, ma soprattutto in prima persona la proprietà, il presidente e la proprietà. Quindi la scelta di Calabro, che poi dopo lascio la parola al direttore sportivo, è stata fatta soprattutto sull'uomo, sulla persona, sul modo di operare, sul modo di trasmettere qualcosa alla squadra che pensiamo sia quel qualcosa che mancava. E quindi sarà sicuramente un inizio duro, perché comunque quando si arriva a una piazza così importante c'è tantissimo da fare, e sicuramente sarà Antonio poi a esprimere tutto quello che gli chiederete, ma soprattutto quello che ha nella testa. Grazie. Direttore. Mi collego a quello che ha detto il direttore generale Diego Foresti nell'ultima conferenza stampa che abbiamo fatto di presentazione. Era già saltato fuori un po' quello che doveva personificare l'atteggiamento del nuovo allenatore. Volevamo un allenatore che trasmettesse qualcosa. E quindi per me la scelta di Antonio è una scelta importante che già dà un messaggio in una direzione, non perché è cattivo, perché non è vero che sia cattivo. È un allenatore che ha anche le idee chiare, che esprime alcuni concetti che sono l'attaccamento all'allenamento, l'organizzazione, l'attaccamento a certi valori che possono trascinare anche il nostro pubblico la domenica quando giochiamo in casa. E quindi la nostra squadra, la nostra società dovrà esprimere
l'atteggiamento del nostro condottiero, perché l'allenatore dà sempre un messaggio importante a tutti quanti, perché è sul campo tutti i giorni e esprime quello che vogliamo fare la domenica. Oltre a questo ha vinto anche dei campionati, cioè ha vinto campionati col Francavilla, ha vinto campionati col Gallipoli, quindi vincere in tutte le categorie non è mai facile. E quando si vince si conoscono alcuni meccanismi che ti portano a capire perché hai vinto. E questo secondo me lui questo se lo ricorderà. Perciò abbiamo preso un allenatore che ha vinto, che sa come si vince, ha fatto un campionato di Serie B che ha terminato e brillantemente. Ecco, questi sono anche gli elementi che ci hanno portato a scegliere Antonio Calabro. Non voglio dilungarmi, adesso lui ci dirà che cosa vorrà fare quest'anno. Grazie direttore, prima di passare alla parola a Calabro, diciamo che siccome lo staff nuovo sta studiando anche nei minimi particolari, conoscete il carattere di Calabro, abbiamo pensato anche a un sosia dello staff. Deve crescere leggermente poco poco la barba, così le eventuali munizioni le diamo all'altra persona. Antonio Calabro. Occupiamo gli spazi. Va bene così? Ok, allora, buongiorno a tutti. Parto con una frase che può essere scontata, però la sento veramente di cuore. Io ringrazio il presidente Noto, la sua famiglia, per avermi scelto. Ringrazio il direttore generale Foresti, per il quale mi lega un rapporto professionale molto intenso, in quanto abbiamo passato un anno e mezzo bellissimo e abbiamo anche vinto, ma col quale mi lega anche un rapporto umano molto molto stretto che va al di là del lavoro professionale. Ringrazio il direttore sportivo perché con il quale più volte ci siamo sentiti anche in esperienze passate, mi ha sempre dimostrato stima a livello professionale e umano, quindi mi sento di ringraziare tutti perché per me è un onore essere qui a Catanzaro, e non lo dico per piacere a qualcuno, anzi che se mi conoscete bene potrete capire che tutto quello che dico è perché lo sento e mi viene fuori dal cuore, quindi per me è un orgoglio perché questa è una piazza importantissima, la più importante. Sento il peso di questo ruolo, ma più che altro per l'orgoglio di questa città, per il passato. E poi quando mi hanno chiamato per essere allenatore del Catanzaro, subito ho avuto una visione. Io guardo sempre al di là di quello che è il presente, e la visione è che il Catanzaro non può stare in queste categorie. Quindi io vedo Catanzaro lo stadio pieno, vedo Catanzaro la squadra che lotta in campo, organizzata, che lotta in campo, e vedo Catanzaro una simbiosi tra tifosi e squadra e società, dove i tifosi devono essere orgogliosi di vedere la squadra giocare, al di là poi dei risultati, al di là poi di quello che può essere il percorso, perché mi addentro anche sulle domande che mi farete, poi ce ne saranno anche altre. Ho troppo rispetto di questa piazza per venire qua e parlare di Serie A, Serie B, Champions League, calcio spettacolo, nome altasonanti. Assolutamente, non farei mai un dispiacere a una persona, a una piazza nella quale ho molto rispetto nel dire cose che poi non posso mantenere. Preferisco partire in sordina, preferisco partire sotto traccia, per poi l'entusiasmo, per poi dimostrare sul campo. Magari partire con 100 tifosi e poi arrivare con 10.000 allo stadio a fine campionato vuol dire che abbiamo costruito qualcosa di importante. E quindi non direi mai qualcosa che poi non sono sicuro di poter mantenere. Se dico qualcosa io mi taglierei un arto per mantenerlo. Sono un uomo del sud come voi e so che cosa vuol dire promettere le cose. Per il rispetto che ho del presidente,
presidente, dei dirigenti, ma soprattutto dei tifosi del Catanzaro. Io non verrò qui a dire andiamo in Serie B, assolutamente. Verrò qui a dire che il percorso con il quale ci stiamo approcciando e stiamo iniziando questa nuova esperienza potrà portare ad avere grosse soddisfazioni, magari nel tempo e in maniera diversa, ad arrivare a quella visione che poi io ho avuto quando sono stato scelto. E questo è, e mi ricollego anche al discorso del direttore, io so come si vince, so che per vincere ci deve essere una grande società, e qui c'è, ci devono essere dei grandi dirigenti, e qui ci sono. So che non vale la regola chi spende di più vince, so anche che per vincere ci vogliono giocatori che abbiano necessità loro personale di sacrificarsi in campo, attaccanti che difendono e difensori che attaccano. Tutti devono togliersi qualcosa da loro stessi per dare al Catanzaro. Questa è l'impronta. Detto questo, non è che domani accade, perché sono appena arrivato, devo fare delle valutazioni sui giocatori, ma non tanto sui giocatori a livello tecnico, attenzione, perché i giocatori a livello tecnico sono tutti fortissimi. A me questo non interessa, anzi almeno non è il mio interesse principale. Il mio interesse principale è che i giocatori che comporranno la rosa che andrà ad affrontare il nuovo campionato devono sacrificarsi, e non solo in campo, anche fuori, con i comportamenti, con l'alimentazione, con il riposo. E nemmeno farlo apposta, volevo dirvi una piccola esperienza che ho avuto forse 2 o 3 anni fa, tornando da una trasferta con la Virtus Francavilla dalla Sicilia verso la Puglia. Ci fermammo qui in zona in un autogrill e incontrai un pullman di tifosi del Catanzaro, no? Che vennero verso di me subito e dissi: addio, è finito oggi finisce male. Invece sono stati talmente belli da sentire, bravi da sentire, perché dicevo: mister, noi non pretendiamo di vincere tutte le partite, noi vogliamo vedere l'attaccamento a questi colori, a questa città. Lì, anche se non ce n'era bisogno, io ho capito veramente che questa piazza vive di calcio, questa piazza vive per essere orgogliosa dei giocatori che ha in campo. E quindi partiamo da queste basi, quindi sono molto chiare le basi, non sono utopia o chissà che cosa, o immaginazione, le basi sono queste. Non sarà facile, perché sono arrivato, devo vedere i giocatori, devo parlarci singolarmente, devo capire chi vuole fare questo tipo di calcio e chi no. Attenzione, non è il calcio tutto aggressività e c'è organizzazione, c'è da giocare a calcio, però la categoria ti impone di andare in trasferta, e se c'è da fare lavoro sporco si fa il lavoro sporco, perché la Serie C, la Lega Pro, soprattutto il Girone C ti impone questo. E per uscirne fuori fra un mese, fra un anno, fra 3 anni, fra 4 anni, io conosco soltanto questa squadra, questa strada. Quindi grazie per avermi ascoltato con pazienza. Buongiorno a tutti, grazie per l'accoglienza. Arrivo dopo un discorso di 4 persone molto importanti, quindi avanza poco. Ci conosceremo col tempo e vi ringrazio per quello che avete fatto. Siamo cominciati con le domande, passerò io sempre. Ora, se le nuove vogliamo attestare, in modo tale che il mister già possa in qualche modo. Buongiorno a lei. Innanzitutto, Poppi
spero di iniziare questo nuovo ciclo tra i professionisti con obblighi di scuola. Il secondo, anticipato di qualche giorno, esiste come generato che dopo domani il suo compleanno, quindi ho festeggiato. Sì. Allora, detto questo, sa tutti lui. Lei dice, ha letto il suo curriculum, un curriculum è davvero spaventoso per quanto riguarda i direttori. Ritengo che sia una coppia di lavoratori in Italia che abbia vinto tutto e ogni anno un campionato. Tra i professionisti ha fatto bene a casa, come faceva osservare il Presidente, ha fatto bene dovunque è andato. Le chiedo due cose. La prima, se Catanzaro potrebbe essere definitivamente la sua consacrazione al di là del risultato. Non è detto che si debba vincere e i campionati sappiamo come si fa. Poi lei ha fatto, nel suo discorso ha parlato soprattutto di sacrificio, ha detto sacrificio in campo e fuori. Questo è molto importante, anche se qualche volta, purtroppo poi, come sappiamo, nel corso di questi nostri 30 anni nella categoria è venuto meno. Grazie. Grazie a lei. Sì, io ribadisco più che altro, le ringrazio per gli auguri anticipati, quindi per me Catanzaro è, ripeto quello che ho detto, è un orgoglio, è una cosa veramente fondamentale e importante, è una consacrazione, non si può dire perché voglio raggiungere risultati importanti con il Catanzaro prima di parlare consacrazione. E quindi io spero che, sono sicuro ce la metterò tutta perché questa per me, io a Catanzaro sia ricordato come un allenatore che ha ottenuto dei risultati importanti, che ripeto, che non sono soltanto dei risultati sportivi. Se oggi la società ha ritenuto opportuno chiamare me come allenatore, sa che cosa va a prendere, lo sa benissimo, e forse aveva bisogno di questo. Detto questo, la prima domanda si riallaccia alla seconda. Quando chiami un allenatore e sai che tipo di calcio fa, ma non in campo, a 360 gradi, sai anche che per raggiungere determinati risultati serve sì allenarsi, ma serve sì riposarsi, serve sì mangiare bene, serve sì pensare al Catanzaro Calcio H24 come facciamo noi. Perché se poi io mi sveglio la mattina alle 8 e vado a letto a mezzanotte parlando soltanto del Catanzaro, non vedo perché dei giocatori non debbano fare uguale. E quindi far passare questo messaggio ai nostri calciatori non è semplice, ed è un lavoro duro, però sono accompagnato da gente che fa la stessa cosa. Io ho ammirato la predisposizione del presidente Noto nel stare vicino al calcio, nonostante la sua azienda toglie tantissimo la sua azienda per stare vicino al calcio. In questi giorni è stato quasi sempre con noi, e se lo fa lui, perché non lo deve fare un giocatore? Sì, ben arrivato. Grazie. Ciampa, Pieno del Sud. Giustamente si pone l'accento sul suo modo di fare calcio dal punto di vista, diciamo così, comportamentale, ma si deve porre l'accento anche sul fatto che lei è un signor allenatore anche dal punto di vista tecnico, ci mancherebbe altro. No, infatti dicevo che la squadra deve essere organizzata. Sì. Però alla base puoi avere tutta l'organizzazione che vuoi, ma se alla base non è l'atteggiamento, non vinci. No, a questo proposito, vabbè, una piccola domanda sul suo staff, oltre al suo secondo, e poi lei sa naturalmente noi che insomma ha 21-22 tesserati, questo le chiedo se in qualche modo è una risorsa o magari un problema da risolvere. Allora, lo staff, Villa come secondo, Talotta come preparatore atletico, Raglione ci darà una mano come recupero infortuni e quant'altro, e poi abbiamo Mirarchi come preparatore dei portieri. Una parentesi da fare molto importante. Deve essere l'opposto, eh. Il cognome ancora Raione, preparatore atletico. Sì, ok. No, succede. Non
per richiamo, sì, ma... No, poi c'era un perché. Va bene. Ah, sì, giusto. C'ho ragione io. C'era un perché. Ha ragione lui. Sono lucido ancora. Chiedo scusa. Vabbè, sì. Fatto tecnico. La seconda, scusami. Ah no, sui 22 giocatori, attenzione, io ho ribadito, penso che nel preambolo abbia toccato anche tutti i concetti. I 22 giocatori sono appena arrivati, si sta parlando con il direttore sportivo, si sta parlando di valutarli e quindi quando si parla sull'aspetto del mercato è una parte che chiama in causa il DS. Quindi i 22 giocatori che ci sono vanno valutati, poi ci sono delle scelte societarie, ci sono delle scelte tecniche e alla base di quello poi ci si lavora. Però è normale che ognuno vorrebbe il proprio giocatore, la propria caratteristica, uno lo vuole biondo, l'altro lo vuole moro, occhi azzurri e cose varie. Però io penso che in questo momento la mia mano che viene data fuori dal campo a questo staff dirigenziale è più che altro nel fare le valutazioni dei giocatori step by step, giorno per giorno. Io ci devo prima parlare e, come dicevo prima, devo capire, al di là del nome, al di là del contratto che hanno, devo capire che cosa sono disposti a dare a questa causa. Cosa non semplice, attenzione. Tutto quello che vi ho detto fino adesso è la base, è l'idea chiara che noi abbiamo, ma noi, per costruire un nuovo percorso, non un nuovo progetto, un nuovo percorso. Gigi Valdetta, che adesso mi informa, benvenuto. Grazie. Dunque, la zona viene da due anni in cui tatticamente i principi di gioco erano molto chiari, tanto possesso palla, giocate codificate. Cosa dobbiamo aspettarci tatticamente dal Catanzaro di... Concludo. Allora, Catanzaro di Scala, perché comunque lei tende anche a cambiare molto, no? Anche all'interno della stessa partita. Seconda domanda, per vincere, lei lo insegna, forse c'è bisogno anche della leadership. Secondo me in questi anni non c'è mai stato un giocatore, dei giocatori che hanno trascinato, hanno preso per mano questa squadra. Se per lei è importante, se sì, chi può e deve farlo di questo organico? Concludo con una richiesta al Presidente, se mi fa una battuta, un gesto o un qualcosa da tifoso del Catanzaro, visto che finalmente oggi si vive. Grazie. Allora, la prima parte della domanda sembra che era a livello tattico, vero? Allora, nella mia esperienza di allenatore ho passato varie fasi e le mie squadre non sono mai state sempre le stesse, sono state squadre che si sono sempre adeguate a quello che io mi sono adeguato a quello che trovavo e le squadre si dovevano adeguare anche al tipo di campionato che facevano e quindi adeguarsi anche alle caratteristiche dei giocatori. Sono partito a Francavilla con una squadra costruita con un percorso che parte dall'eccellenza, no? E quindi si costruisce la squadra con quello che serve, con quello che la categoria ti richiede, con i principi di gioco, quindi con una squadra che facesse del possesso e delle verticalizzazioni codificate. E al di là di quando passi poi gli anni e vai a rimembrare quelle che sono, dici, ma perché io ho vinto Francavilla? Io ho vinto Francavilla perché avevo una società eccezionale, avevo dei collaboratori eccezionali e avevo dei giocatori che si sacrificavano nonostante fossero organizzati. Quindi qui sembra di aver ribadito che ci sono anche questi presupposti. Dopo, per vincere i campionati, c'è stato bisogno anche delle partite sporche, soprattutto quando si va fuori casa. C'è bisogno anche di sapersi difendere. Nell'arco di una partita che dura 100 minuti, non sempre tutte le partite sono uguali. Non finisce come parte. Ci stanno i primi 20 minuti che magari devi soffrire, ti devi difendere negli ultimi 30 metri e lì devi saperti difendere, e poi ci stanno i momenti della partita dove devi attaccare e lì devi saper attaccare. Quindi non posso io avere un timbro soltanto, ma devo capire che cosa ho davanti, devo capire la predisposizione dei giocatori che ho davanti,
e poi allenarli in maniera tale che loro siano pronti ad affrontare qualsiasi tipologia di gara, perché giocare in casa contro una squadra che sta negli ultimi 30 metri non è la stessa cosa che magari andare fuori casa con una squadra che deve apprendere alta. Quindi la squadra deve essere pronta a fare tutto, come, ma non partita per partita, nell'arco della stessa partita cambiano. Questa è la domanda e la risposta alla prima parte. La seconda? Leadership. Fondamentale, ma non tanto leadership, attenzione. Per vincere ogni squadra ha bisogno, ma ti sto dicendo cose che sono chiare, ma che ci vuole tempo perché questo accada, no? Per vincere c'è bisogno di un gruppo storico di giocatori che danno seguito alle strategie comunicative che la società e l'allenatore, lo staff dirigenziale e l'allenatore poi dicono. Quindi loro devono far seguire questa comunicazione dello spogliatoio. Quei giocatori che se vedono qualcosa che non quadra, a secondo delle linee guida, della mentalità dell'allenatore, possono risolvere il problema senza che arrivi a me. E quindi che diano il percorso. E questa squadra, secondo me, non c'è bisogno di urlare e di spaccare i tavolini per essere leader. Secondo me con l'esempio si ottiene molto di più. E questa squadra, secondo me, con qualcuno ce l'abbiamo. Devo capire chi. Devo parlarci, devo capire chi. E devo capire se deve essere ancora integrato qualcuno, oppure se, perché c'è il leader gregario e il leader che dimostra, no? Che c'è chi si accoda e chi invece è presidente delle responsabilità. Bisogna vedere, devo capire, perché è fondamentale avere un gruppo storico, soprattutto nelle difficoltà, perché poi quando si vince i problemi ci sono lo stesso, ma non si vengono, non vengono evidenziati. Sei presente, fa un gesto. Facciate la sciarpa, la pelata al mister, che devo dire? Qualcosa di da tifoso, di bello, di entusiasmo, di passione. Dai. Ma non ci ride. Già il fatto che sorrido, l'hai detto tu. No? Salve, benvenuto, sono Antonio, agenzia di Piuma della Nuova Calabria. Arrivederci, Manzoni, auguro. Grazie. Sì. Allora, scusa, ripeto, sono Antonio, agenzia di Piuma della Nuova Calabria. Benvenuto, innanzitutto mi fa piacere vederlo così determinato, che è importante iniziare un nuovo percorso con questo tipo di atteggiamento che parte prima dal ministro, esatto. Ed è proprio il motivo per cui evidentemente l'hanno ingaggiata, no? Soprattutto. Volevo capire chi era il tuo preparatore atletico, anzitutto, perché non si è capito. Talotto. Okay. E poi lei che ha visto giocare il Catanzaro durante questa stagione, quindi sa, conosce bene anche la rosa, importante, che sta anche rinforzata a mio avviso a gennaio, e cosa secondo lei è mancato a questa squadra per fare il salto di qualità, per poter esprimere tutto il suo potenziale dal punto di vista proprio tecnico, di un tecnico che sa e conosce questa categoria. Poi si è visitato anche le strutture che Catanzaro già. Allora, non è simpatico per me andare a dire che cosa non è andato fino adesso, non nel Catanzaro. Poi ci devi stare dentro perché tu possa dare dei giudizi importanti. Io ho molto stima di Gaetano Dele, per me è stato un punto di riferimento agli inizi della mia carriera, soprattutto per la mentalità, per la difesa a tre che attuavo, quindi l'ho studiato molto. E come ho molta stima per essere stato mio ex compagno di squadra e perché poi è una persona per bene di Pasquale, lo giudice. Quindi per esprimere dei concetti o delle opinioni bisogna stare dentro. Quindi io ti posso esprimere delle opinioni su quello che andrò a vedere e aver vissuto personalmente. Su quello che si vede sul video, come non prendiamo giocatori vedendoli dal video, così non posso esprimere delle opinioni certe guardando delle partite. Quindi mi riservo di rispondere a questa domanda. Dico soltanto che Gaetano Auteri e Pasquale Lo Giudice sono degli amici di cui ho stima immensa. Sì, sì, l'ho visto ieri. Siamo andati ieri, va bene tutto. Va tutto bene. Si può vincere anche con molto meno. Così questa è stata la frase che mi ha detto il mio collaboratore.
Alessandro Sugori, RTC Giornali Calabria. L'impressione che ho sempre avuto guardando le sue squadre, insomma, squadre combattive, squadre che lottano, ma squadre anche organizzate e ordinate soprattutto. La domanda è questa: negli ultimi anni Antonio Calabro come è cambiato, se è cambiato, insomma, partito appunto, come ricordavano i colleghi, dai dilettanti, ottima esperienza a Gallipoli, alla Virtus, ottimo campionato in Serie C, con Carmi, la Viterbese, come è cambiato Antonio Calabro, se è cambiato negli ultimi anni, insomma, cosa ha acquisito nel suo bagaglio? Io penso che l'esperienza ti porta a fare anche delle modifiche, no? Dei cambiamenti. Sarebbe stupido non cambiare sperando di migliorare, no? Perché poi i cambiamenti non è che sono sempre positivi, perché ci può stare che volendo cambiare, invece di fare uno step positivo, fare uno step negativo, perdendo quelli che sono i tuoi punti di riferimento. Sicuramente quando fai delle stagioni soprattutto importanti dove vai a competere per qualcosa di importante, all'inizio sei più cosciente e quindi dopo diventi più pragmatico. Pragmatico vuol dire che un piccolo dettaglio può fare la differenza fra vincere e perdere. E siccome per me, poi esaspero anche questo concetto che vorrei anche che arrivasse anche ai miei giocatori se stanno sentendo la conferenza, per me vincere e perdere è come vivere o morire. E allora poi più in là vai con gli anni, più diventi cattivo nell'andare alla ricerca del risultato, ma anche in tutti i modi. E sapendo che poi io posso oggi dire tutto quello che voglio, ma quello che parlerà è il campo, quello che parlerà sono i risultati, e siccome i risultati dipendono spesso dall'atteggiamento, organizzazione, forma fisica, ma soprattutto dall'atteggiamento e dalla mentalità, io so che in questo momento, più che la costruzione della squadra a cui c'è un direttore sportivo, più che sulle caratteristiche tecniche dei giocatori che comporranno questa rosa, oggi devo dare l'impronta mentale a questa, non a questa società, perché questa società siamo in linea, ai giocatori che andranno a comporre questa rosa. Mister Andrea Giovanni della Gazzetta, ha sempre cambiato parecchio, deve parlare con i giocatori, però un'idea di base ce l'ha, magari potrebbe essere anche la difesa a tre, che è stato un po' il canovaccio più utilizzato in un'altra carriera, no? Sì, abbiamo parlato di questo in questi giorni, questi pochi momenti, anzi pochi, stiamo insieme dalle 8 di mattina a mezzanotte, quindi parliamo solo del calcio del Calanzaro, quindi quella è una base. Anche perché c'è una squadra che l'ha fatta per 2 anni, però di per te, al di là di chi parte e chi resta comunque. Sì, quella è una base di partenza. Salve mister, Francesco Panza, uscalanzaro.net, ha già detto tutto, insomma ha tracciato anche un po' il profilo dei giocatori, l'identikit dei giocatori che arriveranno. Le chiedo però se c'è un reparto secondo lei che deve essere maggiormente attenzionato rispetto agli altri, tenendo anche conto, insomma, di quello che ha detto, che insomma, lei è un mister che laddove ci sarà da andare magari in trasferta a giocare sporco e quindi di conseguenza andarsi a prendere il risultato piuttosto che trovare il gioco, ecco, magari se anche in ragione di quello che ha detto finora crede che il Catanzaro debba essere attenzionato in un reparto piuttosto che in un altro. Grazie. Io le posso dire che la risposta fatta, quella che mi toglie da ogni problema, è: a me interessa la squadra, non interessa il reparto. Però questa è una cosa che è scontata, no? Invece la risposta te la do in seguito ai colloqui che ho avuto con la società e soprattutto il direttore sportivo, che mi fa piacere che l'altro giorno dicevo, ma mi fa piacere che il direttore sportivo per esigenze di mercato mi diceva che si muove soprattutto sul reparto avanzato, no? Dove giustamente le esigenze di mercato sugli attaccanti sono quelli che vanno via prima, e io dicevo sì, io invece voglio 3 difensori più forti che possiamo prendere in questo momento. Perché? Perché da quella poi è una base su cui si possa partire, perché a centrocampo siamo anche abbastanza completi.
che giustamente il direttore si muove in maniera veloce sul reparto avanzato, perché poi giustamente i tempi di mercato richiedono quello. Quindi però c'è, devo sottolineare, una grossa simbiosi nel lavoro, cioè come se ci conoscessimo da tanto tempo con tutti. Grazie. Grazie a tutti. Anche dal nuovo staff che è con sé. E la sensazione è che in questi anni Catanzaro ha avuto sempre degli ottimi gruppi formati da bravi ragazzi e ottimi professionisti, magari scarsamente controllati. Nella sua filosofia vedo che sarà fondamentale dedicarsi non soltanto al campo, ma anche all'alimentazione, al tempo. Cioè, da questo punto di vista forse è mancato qualcosina in un campionato che però sarà quello più difficile rispetto agli ultimi anni. E questa parte della sua filosofia? Sì, confermo quello che ha detto. È normale che tutto questo non è che domani i miei giocatori mangiano riso in bianco, petto di pollo, cioè, o si mentalizzano in tutto quello che c'è da fare. Io penso che se tu hai un obiettivo nella testa, lo vuoi raggiungere a tutti i costi, ti togli qualcosa anche alla famiglia, togli qualcosa anche alle amicizie, ai tuoi interessi personali per poi arrivare al raggiungimento di quell'obiettivo. Almeno io ho fatto e farò così. E siccome questa è la nostra mentalità, sta a noi farla assorbire anche dagli altri. Beh, se non ci sono altri... comunque gli auguri, fatevi a noi, non da lui. Chi? Gli auguri, fatevi a noi, non da lui. Queste dure con questo. No. Soprattutto lui, che da quando è arrivato, a parte le battute, che c'è un rapporto straordinario tra me e il mister, prima di tutto umanamente, poi mi ha fatto bene calcisticamente. Il mister ha voluto proprio vedere. È vero che vi dico, vi faccio capire un aneddoto anche per le tante situazioni che sono uscite sull'interno. Il mister per venire qua si è ridimensionato a livello economico, perché voleva solo venire a Catanzaro. Quindi questa è una cosa che io e il presidente, il direttore, abbiamo apprezzato tantissimo, perché ha detto non è un problema economico, non è un problema di contratto. Io decido solo esclusivamente, voglio venire a Catanzaro. Questo ci tenevo a sottolinearlo, perché fin dal primo giorno, quando ha rescisso a Viterbo, questo è stato detto. Quindi gli auguri, vi ripeto, ditelo a noi, perché questo comincia a chiamare alle 6 del mattino e finisce a mezzanotte, quindi sono poche ore dove possiamo non sopportarlo. Però abbiamo fatto la scelta giusta, sicuramente faremo un lavoro straordinario. Si può vincere e si può perdere, però qualcosa e tanto cambierà sotto il punto di vista dell'approccio e nel vestire questi colori. Questo ci devo dirlo. Grazie. No, sempre per ridere un po' su e per qualche aneddoto. No, insomma, siccome lui mi diceva ieri, dice, ma il dialetto mio è molto simile al dialetto catanzarese, cioè il leccese è molto simile. Mister Presidente, biglietto di un ponte, basta ma li mangiamo sto campionato. Ok, no Gigi, io gli ho risposto, amo sbondare tutto.